Krishna. Allora, oggi leggiamo dal sesto canto di Srimad Bhagavatam, come ieri. Questo retreat, a quanto pare spontaneamente, senza metterci d'accordo, abbiamo scelto tutti il sesto canto ieri mattina, anche ieri il workshop si è letto dal sesto canto, e così anch'io avevo scelto un verso da lì. Il sesto canto è. Lo Srimad Bhagavatam tratta 10 argomenti. Il sesto canto tratta Poshana. Poshana vuol dire la protezione del Signore. Questo è molto ispirante per i devoti, per i praticanti della Bhakti, no? Perché qui sono molti in questo canto del Srimad Bhagavatam, molti racconti molto significativi che dimostrano, no, come il Signore è sempre pronto, come Krishna, le sue espansioni, è sempre pronto a proteggere i suoi devoti, i praticanti della Bhakti, no? Anche se la pratica è imperfetta, non è completa, lo stesso lui è sempre. Una volta che una persona intraprende il percorso della Bhakti, ottiene una protezione speciale da Dio. Una protezione speciale da Dio, quindi è molto ispirante. Quindi molti insegnamenti interessanti. Io leggerò un po' della storia di Ajamil, e poi c'è quella di Citraketu che sta narrando, tra i Prabhu, sono particolarmente interessanti. Allora, anch'io prima di leggere il verso, vediamo il contesto. Questa è la storia di Ajamil. Ajamil era nato in una famiglia molto elevata, una famiglia di Brahmana, una persona molto pura. Ieri è stato accennato anche, no, sulla storia di Ajamil. Quindi praticò già da piccolo, già da ragazzo praticò la Bhakti, diverse forme di adorazione, servizio devozionale. Ed era molto puro, però a quanto pare, anche se naturalmente il fatto di nascere in una famiglia così era la dimostrazione che aveva già praticato il servizio devozionale in vite precedenti, ma non aveva completato del tutto il suo percorso, quindi gli era rimasto un po' un seme, aveva ancora qualche desiderio come dire, da soddisfare o comunque da elaborare bene, no? Il più difficile è il desiderio sessuale, quello è un seme profondo che è un po' il centro della vita materiale. Infatti un giorno, mentre andava a raccogliere i fiori nella foresta, così per la sua adorazione, incontrò una prostituta e un shudra che si abbracciavano e si impegnavano in attività non devozionali. Si impegnavano in attività così e si abbracciavano, sì, e altre cose. E lui, guardando questa scena, rimase molto colpito, no? Molto colpito. E gli risvegliò questo seme, no? Del desiderio materiale, della lussuria, no? Quindi rimase la fotografia della prostituta. E infatti lui, Brahman, era una classe alta, e quindi generalmente avevano anche delle servitrici che andavano a aiutare in famiglia, così, o le assistevano. Quindi, anche sebbene lui fosse sposato, avesse una giovane moglie molto bella, molto casta, però rimase molto attratto da questa prostituta. Quindi la assoldò, diciamo, la portò a casa e cominciò una relazione con lei, al punto tale che si. Fu così preso da tutta questa storia per molti anni, si lasciò la sua brava moglie, la sua casta moglie, la famiglia, si dedicò alla vita, una vita di peccato, no? Degradata. E per mantenere la prostituta, anche fece diversi tipi di attività immorali, illecite, una falsità, truffe. E quindi si degradò molto, perse completamente, diciamo, i suoi
la sua posizione spirituale, e per molti, ebbe 10 figli con questa prostituta, e andò avanti con lei fino a 80 anni. La buona sorte, anzi il fatto che lui da ragazzo aveva praticato l'abbati, e Krishna non si dimentica mai, no, questa, come dice Krishna la Bhagavad Gita, ne abhikrama vashasti pratyabhaya una vidyate svalpam apyasya dharmasya trayate mahato bhayat. Anche se una persona fa un piccolo passo nel servizio devozionale, quello non è mai perso, no? Quindi queste attività devozionali che aveva fatto, Krishna ha fatto in modo, come dire, riconoscente, ricordandosi delle attività di Ajamil, il peccatore, perché a questo punto tutta la vita di peccato, o quasi tutta la vita, a parte la parte iniziale, da ragazzo, e Krishna lo ispirò a chiamare l'ultimo figlio, chiamarlo con un nome spirituale, Narayana, lo chiamò Narayana, uno dei nomi di Krishna, il rifugio di tutti gli esseri viventi. E il tempo ormai scadeva, arrivò il momento in cui avrebbe, a causa di tutte le attività illecite che ha fatto, sarebbe dovuto morire in quel periodo. Quindi a un certo punto si trova proprio molto ammalato, sta per lasciare il corpo, e chiama suo figlio, era molto affezionato a questo ultimo figlio, il bambino piccolo, era molto affezionato a lui, e già regolarmente lo chiamavano: Narayana, dove vai? Cosa fai? Stai qua, no? Narayana, intanto si purificava cantando, no, recitando, anche se non con un fine devozionale, si purificava, perché il santo nome, consapevolmente o inconsapevolmente, spiegato qua in questo capitolo, fa effetto. C'è anche da dire che se una persona però commette deliberatamente delle offese nella pratica del mantra, allora l'effetto è bloccato. Altrimenti, se una persona lo pronuncia così semplicemente, come le persone ci incontrano quando andiamo a cantare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, allora sì, chiunque, sappia o non sappia, consapevole o no, si purificano. A meno che non sia offensivo, non lo recita in modo offensivo, allora no, se, allora l'effetto tarda ad arrivare. Però lui continuava a chiamare suo figlio. E quando venne il momento che stava per lasciare questo mondo, chiamò suo figlio: Narayana, vieni. Quindi al momento opportuno, quando stava per morire, cantò il nome del Signore. E cosa è successo? Che siccome ha fatto tutta una vita di peccato, arrivarono gli Amaduta, gli emissari, i rappresentanti del Dio della morte, succede così per i peccatori. Molti sono persone che, anche non devoti, che hanno avuto questa esperienza di vedere queste personalità al momento quando stanno per lasciare il corpo, hanno sentito la presenza di queste persone molto, molto decise, anche brutte, in un aspetto molto, no, truce, che vengono a portare via l'anima e portarla al giudizio dal Dio della morte, e poi mandati a soffrire, come si diceva ieri, pianeti infernali o in condizioni infernali di vita per espiare le loro colpe. Quindi lui ha fatto tutta questa vita di peccato, arrivarono, dici, gli Amaduta arrivarono con entusiasmo, ieri l'ha spiegato un po', arrivarono lì con entusiasmo, ecco qua, questo è proprio adatto per noi, ha fatto tutti i colori, no? Però e quando stavano per portare via, no? Tirare fuori l'anima dal corpo, quindi stavano per buttarlo via, arrivano i Vishnu Dutta sono i rappresentanti di Vishnu, 4 personalità luminose, bellissime, che rappresentano Vishnu, e sono arrivati sul posto e hanno detto: no, fermi tutti, gli hanno detto agli Amaduta, fermi tutti, questa persona non potete portarlo via. Come no? Fate tutti i colori, guarda qua,
Sì, però all'ultimo momento ha recitato il nome di Narayana, ha recitato il nome di Dio, e quindi non potete portarlo via, ce ne prendiamo cura noi. Gli Yamadutta erano abbastanza sorpresi, no? Diciamo così, no? Dico, come fa? Qui non, mai nessuno si è permesso di fermarsi, di bloccarci, quando è il momento noi li portiamo. Questo qua ha fatto tutte queste cose, quindi. E gli Yamadutta, cioè, erano abbastanza perplessi e chiedono spiegazioni. Anche loro dicono: guarda, quando una persona va a tutte queste attività, sicuramente deve andare dal nostro Signore, il Dio Yamaraja, il Dio della morte. Ma i Vishnudutta gli spiegano come stanno le cose, gli spiegano la potenza del santo nome, la potenza della Bhakti, e tra le cose che dicono è il verso di oggi. Recitiamolo, il verso di oggi. Qui sono i Vishnudutta che parlano. Il verso sesto canto, capitolo secondo, Ajami liberato dai Vishnudutta, verso 17, ripetete dopo di me. Taistania agani puyante. Taistani agani puya Taistani agani puyante Tapodana vrajadibhi na dharmajam tadridayam Tadapi Shangri Sevaya Taistani Agani Puyante Tapodana Vratadibhi Nadharmajam Tadridayam Tadapi Sangri Sevaya. Qualche devota. Da quelli, tani, tutte quelle, agani, attività peccaminose e i loro risultati. Puyante, sono vinte. Tapa, austerità. Dana, carità. Vrata adibi, da voti e simili attività. Na, non. Adharmajam, nati dalle azioni religiose. Shigonitai kijai. Tat, di quella. Ridayam, il cuore, tat, quello, api, anche,
i Shangri, dei piedi di loto del Signore, Sevaya, col servizio. Traduzione e spiegazione della Sua Divina Grazia, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Sebbene si possano neutralizzare, quindi Yamaduta stanno spiegando ai Vishnuduta stanno spiegando ai sorpresi Yamaduta e dicono: sebbene si possano neutralizzare le reazioni del peccato con l'austerità, la carità, i voti e altri metodi simili, queste attività pie non sono in grado di sradicare i desideri materiali. Certo, hanno spiegato tante altre cose, la potenza, no, del santo nome, però gli stanno dicendo: voi guardate solo dal punto di vista di attività virtuose, empie, ma la Bhakti ha un altro potere, no? Il canto del santo nome di Dio o le attività devozionali vanno al di sopra di quello. Quindi gli dice: sebbene si possano neutralizzare le reazioni del peccato con l'austerità, la carità, i voti e altri metodi simili, queste attività pie non sono in grado di sradicare i desideri materiali che si trovano nel cuore. Invece, servendo i piedi di loto di Dio, la persona suprema, ci si libera immediatamente da tutte queste contaminazioni. Spiegazione da Srila Prabhupada. Come affermato nello Srimad Bhagavatam 11.2.42, Bhatti Pareshanu Bhavo Virati Ranyatracha, il servizio devozionale è così potente che una persona che vi si dedica è immediatamente liberata da tutti i desideri colpevoli. In questo mondo materiale tutti i desideri sono colpevoli. Desiderio materiale, infatti, significa gratificazione dei sensi. E questa gratificazione comporta azioni che sono sempre più o meno peccaminose. La pura Bhakti è invece Anyabhilashita Shunya, cioè libera dai desideri materiali generati dal karma e dal jnana. Karma, attività interessate, e jnana, la conoscenza speculativa. Una persona situata nel servizio devozionale non ha più desideri materiali, si trova quindi al di là di ogni attività colpevole. I desideri materiali devono essere completamente eliminati, altrimenti, sebbene le austerità, le penitenze, la carità ci possano liberare per un certo periodo dal commettere azioni colpevoli, i desideri riappariranno nel nostro cuore che è ancora impuro. E allora agiremo di nuovo in modo colpevole e dovremo soffrire. Okay, ieri Trai Prabhu ha già spiegato abbastanza bene anche questi punti. Anche il workshop di ieri sera era abbastanza su certi aspetti. Quindi è molto, ma l'appunto interessante è il potere straordinario della Bhakti che volevo sottolineare, perché queste attività, l'austerità, la carità, i voti e altre attività simili, liberano, dice, effettivamente purificano dalle attività colpevoli le persone che le praticano. Ma il problema è che non puliscono così profondamente il cuore in modo tale da togliere completamente il desiderio materiale. Il desiderio per godere del piacere dei sensi resta, e quindi prima o poi salta fuori di nuovo. Come sai, l'esempio usato è il bagno dell'elefante. Prima si lava bene nell'acqua, no? Si pulisce molto accuratamente, poi esce fuori e si rotola nella sabbia. C'è questa abitudine l'elefante. No? Si rotola nella sabbia e si sporca subito. Si è appena lavato e si sporca. E così, alle volte anche noi siamo così, no? Siamo un momento ispirati, allora facciamo tante attività belle, devozionali, ma poi dopo il desiderio nel cuore, l'attrazione, il gusto ancora per il proibito, no? Il gusto per
le attività illecite e immorali, siccome è ancora lì, siamo, come diceva, no? Come diceva la Bhagavad Gita, ti spinge, no? Cosa mi spinge a peccare anche contro voglia? Non c'ho voglia, ma ci casco, perché c'è il desiderio, è l'usuria, l'usuria soltanto, risponde Krishna, nel cuore c'è ancora il seme e quindi non riusciamo a resistere. Quando sorgono i desideri materiali, quelli giusti, quelli che, ai quali siamo ancora legati, non riusciamo a resistere. L'unico modo per pulire definitivamente, l'unico modo per liberarci definitivamente da tutti i desideri materiali è la bhakti, il servizio devozionale, il bhakti yoga. Certo, il Bhakti Yoga è un metodo abbastanza, come si dice, è la via diretta. Infatti Prabhupada definisce in altri versi queste vie, la carità, penitenza, austerità, sono attività lodevoli che aiutano e purificano gradualmente, sono molto graduali, molto lenti. Il Bhakti Yoga è il metodo diretto, è la via diretta, è la via veloce, quella che va a colpire la radice. Nel primo capitolo, nella Prabhupada fa un riassunto del capitolo, dice una frase forte, che però è significativa. L'attività colpevole porta dolore sia nella vita in corso, sia nella successiva. Quindi ogni volta che commettiamo qualche attività colpevole, contraria al Dharma, e quelle principali le conosciamo, no? Vita sessuale illecita, gioco d'azzardo, intossicazione, consumo di carne, uova e pesce, di alimenti che generano sofferenze agli altri esseri viventi. Queste sono le attività, i quattro pilastri del peccato, no? Le attività colpevoli. L'attività colpevole porta dolore sia nella vita in corso, sia in quella successiva. E dovremmo avere la certezza, il Prabhupada in inglese dice, no, dobbiamo capire molto bene questo punto, la certezza che il peccato è la causa di ogni sofferenza. Recentemente è venuto un ospite e discutevamo sul fatto, no, ma la sofferenza che noi proviamo, le malattie vengono anche perché noi ci mettiamo una certa mentalità, ma se noi cambiamo mentalità poi le malattie non vengono più, no? Ci sono molte di queste teorie che hanno una certa validità. C'è, mi viene in mente anche quella The Secret, conoscete questo libro? Il segreto, The Secret, è stato un best seller. Io non l'ho letto perché avevo già letto Bhagavatam, però è interessante il concetto, no? che dice che se tu desideri intensamente una cosa si realizza, giusto? E c'è del vero in quello, ma non è assoluta questa affermazione, non è sempre così, perché molte volte desideriamo intensamente qualcosa, ci sforziamo tanto ma non arriva, giusto? Non so se vi è capitata. E qualche volta non la desidera, arriva lo stesso. Quindi vuol dire che c'è un altro fattore in più. Però generalmente è vero che se desideri qualcosa intensamente, poi magari desideri e fai. Il punto è che bisogna fare le cose giuste. Qui sta facendo un punto importante, dice. Quindi dovremmo sapere con certezza che la causa di ogni sofferenza, il peccato è la causa di ogni sofferenza. E quello è il punto importante. Il punto importante è se noi viviamo la sofferenza è il risultato naturale dall'infrazione, infrangi il Dharma, no? La legge del Dharma, le leggi divine, le leggi delle scritture, è quello che porta. E quindi, perché non è solo infatti Prabhupada spiega che il destino funziona così. Dio tiene in considerazione sia i desideri sono importanti, i desideri preparano, no? Predispongono, i desideri, dice, ma anche i meriti,
I meriti sono anche altrettanto importanti, meriti e desideri. Quindi uno può mettersi nella mentalità, pensa positivo, pensi positivo, ma se poi la tua vita non è pura, le reazioni del karma arriveranno, si capisce? Tu puoi pensare, metterti sì, molto ben disposto, benissimo, ma se le tue azioni non sono pure, le reazioni arriveranno lo stesso, anche se non le desideriamo. Quindi dobbiamo sapere con certezza, dice, deve essere chiaro questo punto, che tutte le forme di sofferenza vengono dal peccato, dall'infrazione, il peccato è quello, infrangere le leggi cosmiche, le leggi divine, le leggi delle scritture. E quello è la vera discriminante, no? La vera punto da considerare. Quindi significa che se noi, infatti qui il verso di oggi dice quello, se tu fai la cosa giusta, pratichi la bhakti, poi ci si libera da tutte le contaminazioni, non solo le reazioni immediate del peccato, ma anche la tendenza a peccare gradualmente, di solito. Qui dice immediatamente, si può discutere su questo, cioè, se lo dice è perché è vero che... Infatti succede così, Prabhupada, vediamo molte persone si avvicinavano a lui e anche oggi succede, persone che cominciano a praticare la bhakti immediatamente cambiano stile di vita, velocemente, molto velocemente. Certo, togliere completamente il seme, il desiderio non è così semplice, ci vuole molta grazia divina, ci vuole molto misericordia dall'alto, ma la bhakti ha questo potere, ha questa... No? Questa capacità di liberare definitivamente una persona dalla tendenza anche al peccato. Le altre attività, no, le altre attività pie e virtuose non hanno questo potere. E si vede, non è solo un'affermazione delle scritture. Qui Prabhupada, per stare nei tempi, poi voglio sentire qualche vostra riflessione o commento. Prabhupada cita questo verso bellissimo che a me mi ha sempre ispirato molto. Qui, penso, nel sesto canto lo cita tre volte, undicesimo canto, 11.2.42, Bhatti Paresciano Bhavo, Viratiraniatracai, ve lo leggo dall'undicesimo canto, e lo cita anche in diverse altre parti, nelle sue spiegazioni, Prabhupada. Purtroppo non ha fatto in tempo a tradurre tutto il Bhagavatam e commentare. Il verso è quindi undicesimo canto, Maharaj Nim incontra il nove Yogendra, qui Shikavi la guida dei nove Yogendra, dei grandi saggi che sta parlando, e dice Bhatti Paresciano Bhavo Viratiraniatra Chaishatrika Ekakala Prapadya manasya yatashna tasyus tushti pustikshu dapayonugasam. La devozione, l'esperienza diretta del Signore Supremo e il distacco da ogni altra cosa sono i tre fattori che si presentano simultaneamente in chi ha preso rifugio in Dio, la persona suprema. Proprio come il piacere, il nutrimento e il sollievo dalla fame si presentano simultaneamente e in modo sempre crescente ad ogni boccone della persona che sta mangiando. Bellissimo? Avete seguito? Proprio parla del potere della bhakti. Lo ripeto. No, cioè, quando una persona comincia a praticare la bhakti, immediatamente sono questi tre sintomi, dici. La devozione, l'esperienza diretta del Signore Supremo e il distacco da ogni altra cosa sono i tre fattori che si presentano simultaneamente in chi ha preso rifugio in Dio, la persona suprema. Proprio come il piacere, il nutrimento e il sollievo dalla fame si presentano simultaneamente e in modo sempre crescente ad ogni boccone nella persona che sta mangiando. No? Quando si mangia abbiamo queste cose, si gusta. No? Noi poi qui il prasada è buono, poi è un esempio molto che possiamo capire bene. No? La cucina, com'è qua la cucina? Come vi state trovando? State mangiando poco, no? No.
Succede così, no? Quando il cibo è buono, il piacere, il nutrimento e il sollievo dalla fame, no? Tre effetti. Trovi piacere, ricevi nutrimento, energia e la fame passa. Si presentano simultaneamente, in modo sempre crescente, ad ogni boccone della persona che sta mangiando. Così, allo stesso modo, la bhakti, cosa succede quando pratichi la bhakti? Che la devozione si risveglia, c'è l'esperienza diretta del Signore, si sente, no? Si comincia a percepire la presenza del Signore, e il distacco dalle cose materiali. Avvengono insieme queste cose. Il distacco, dice Jiva Goswami, no, Bhaktisiddhanta Sarasvati, nella spiegazione citano Ridananda Das Goswami e gli altri devoti che hanno preparato l'undicesimo canto, cita Bhaktisiddhanta, il maestro di Prabhupada, che diceva di non confondere il distacco virakti, qui il verso dice virakti, bhakti, patti, devozione, paresha anubhavo, anubhavo vuol dire un'esperienza diretta dell'Isha, del Signore Supremo, e viraktir, il distacco. Dice il distacco, virakti significa distacco, mentre tyaga significa rinuncia. Non sono la stessa cosa, distacco e rinuncia. Distacco, la rinuncia, una persona può rinunciare a qualcosa, ma è ancora attratto, no? È rinunciato, sì, però mi fa male, no, vabbè, no, non lo faccio, ma non è ancora distaccato, no? Magari. Il distacco è il frutto della buona rinuncia, quando una persona rinuncia in modo intelligente, o meglio, il distacco è il frutto della pratica della bhakti. Quando una persona pratica la bhakti correttamente, gradualmente si distacca. E non c'è neanche più il senso della rinuncia. La rinuncia vale per chi è ancora attaccato, perché siamo a un livello condizionato, siamo in queste due posizioni, dice Rupa Goswami. L'essere condizionato sta sempre oscillando in queste due posizioni. Boga tyaga, tyaga la rinuncia, abbiamo detto, boga è il piacere dei sensi, stiamo sempre oscillando, ci buttiamo nel piacere dei sensi, poi dopo siamo pieni nel senso, non pieni soddisfatti, no? Raggiungiamo la saturazione, il limite, e allora diciamo, e non troviamo la felicità, non troviamo la soddisfazione, quella profonda. E allora passiamo dall'altra parte, no, la rinuncia, va bene. Ho provato quella, quante volte lo facciamo nella vita, facciamo delle esperienze, le raggiungiamo, ma poi scopriamo che non siamo soddisfatti. No? Dicono che di solito quando una persona ha desiderato qualcosa dopo per molto tempo, quando la raggiunge dopo qualche mese, 2 o 3 mesi, già ti sei stancato. 2 o 3 mesi, se è qualcosa di impegnativo, se no anche cose più veloci. Ti sei già stancato e cominci a cercare qualcos'altro, no? È capitato nella vita. Hai desiderato molto, la raggiungi, quando la raggiungi dopo un po' di tempo, qualche settimana, qualche mese, ti sei già stancato e adesso un'altra, cerchiamo qualcos'altro. E oscilliamo, poi sì, rinunciano, prima l'ho cercata, adesso beh, non mi interessa più, lo metto da parte, rinuncia, no? E oscilliamo sempre tra queste due posizioni. Invece, dice Rupa Goswami, la posizione stabile si ottiene con la bhakti. La bhakti è il centro, è la stabilità, nel quale la persona non rinuncia a niente, usa tutto al servizio di Dio, prende tutto quello che Dio gli manda, tutto, impara a usare tutto, i sensi, la mente, l'intelligenza, gli oggetti, le relazioni, tutto quello che la vita o Dio gli dà a disposizione, e la usa, lo ritorna, lo rioffre in servizio al Signore Supremo, quello la batti, e quello è l'equilibrio, non devi rinunciare a niente, sei, no? Il serpente gli è stato tolto il veleno, morde ancora, sembra che fai le stesse cose, un devoto sembra che fa le stesse cose di non devoti, ma un devoto puro fa le cose che simili, lavora, ha le sue responsabilità, mangia, dorme, pulisce,
fa quello che deve fare, ma non lo fa più in quello spirito egoico della ricerca del godimento personale, ma lo fa, vive tutto in uno spirito di servizio. E quindi, diciamo, quelle stesse attività che si chiamano materiali non creano più il problema, non c'è più il problema. Attrazione, la dualità, attrazione, repulsione. Quindi la Bhakti porta con sé i veri risultati e la soluzione definitiva ai problemi. Dopo concludo, poi a Jamil, dopo aver sentito le glorie della Bhakti, dei Vishnaduta che gli hanno parlato di questi argomenti, quando ho sentito questo dialogo tra i Vishnuduta e gli Yamaduta è rimasto molto toccato, profondamente colpito, perché lui, mentre qui noi leggiamo questi versi, lui stava ascoltando tutto e c'era questo dibattito tra i Vishnuduta che avevano bloccato gli Yamaduta da portare via l'anima, no? Portare via Jamil, e gli Yamaduta che stavano invece volevano portarlo con sé. E a Jamil era lì che guardava tutta la situazione. Stavano parlando di lui, mi portano via, mi portano all'inferno o mi salvano? Speriamo, faceva il tifo, chiaramente il tifo lo faceva per i Vishnuduta. Sì, no? I Vishnuduta comunque sono più potenti, effettivamente. I Vishnuduta, infatti, quando hanno detto no, anzi, addirittura a un certo punto, prima gli hanno spiegato tutto, gli hanno risposto, hanno detto queste frasi, e poi, come dire, senza paura sono andati lì, hanno sciolto le corde che avevano legato a Jamil, Yamaduta, hanno sciolto le corde e tu andate, cioè, capito, se ne sono andati. I Yamaduta delusi, come si dice, con la coda fra le gambe, se ne sono, però insomma sono rimasti comunque molto colpiti da questo incontro. Infatti cosa fanno gli Yamaduta? Poi tornano, vanno da Yamaraj, il loro signore, dice: ma qui tu ci hai dato un'istruzione, ma qui qualcuno ci ha bloccato, tu non è mai successo una cosa del genere, spiegaci meglio. Avevano sentito le glorie della Bhakti, ma non avevano capito bene, perché loro erano fissi nei loro doveri, no? Di portare via i peccatori. Invece Ajami l'ha capito bene, loro hanno avuto bisogno di spiegazioni. Dopo Yamaduta vengono istruiti, Yamaraj, che è a sua volta un Vishnuduta, diciamo un devoto del Signore, gli ha spiegato: guarda che hanno ragione loro, i Vishnuduta vi hanno detto giusto, l'Abbati lasciate stare, d'ora in poi non andate più a toccare i devoti, quando vedete qualcuno che canta il santo nome lasciatelo stare, anche se ne ha fatte tante, ma se canta il santo nome non è, gli dice, hanno ragione loro. Ma immaginate l'esperienza di Ajamil, che ha visto tutta questa scena e alla fine è stato salvato dai Vishnuduta. Quindi ha sentito una grande gioia nel cuore, una grande riconoscenza, un grande affetto anche verso questi Vishnuduta che sono andati lì a liberarlo. E i Vishnuduta cosa fanno? Se ne vanno via subito. Prima partono gli Yamaduta e poi se ne vanno via anche loro. Lui voleva dire qualcosa, no? Voleva dirgli qualcosa. Grazie, no, grazie, mi avete salvato. Grazie, però i Vishnuduta non dico niente, se ne vanno. Perché se ne vanno? Gli Acharya spiegano, se ne vanno perché per far crescere lui un sentimento di separazione. Perché i Vishnuduta avevano capito bene che lui voleva ringraziarli, voleva dirgli qualcosa, no? Dice grazie che... No? Mi avete salvato la vita, però loro invece se ne vanno via proprio per aumentare lui il sentimento di separazione, perché questo fa crescere il desiderio spirituale, no? Quando una persona amata se ne va, il desiderio aumenta. E il fatto che ha avuto questa realizzazione, Prabhupada spiega, il fatto che a Jamil ha capito questo dibattito, ha realizzato, ascoltando queste parole dei Vishnuduta e Yamaduta, ha realizzato il potere supremo della Bhakti,
Questo ha avuto un effetto che gli ha addirittura anche un effetto materiale, cioè gli ha allungato la vita. Lui stava per morire, stava per lasciare il corpo, era arrivato il momento, tutti i peccati che aveva fatto doveva morire. Però Prabhupada spiega, poiché ha realizzato il potere della Bhakti, si è abbandonato a Krishna, no? Nel suo cuore ha deciso di dedicarsi alla Bhakti, in quel momento ha deciso, basta, chiusa con la vita precedente, infatti. Allora, per quella ragione lì, che lui, per questo cambiamento, no, di atteggiamento, dice la sua vita è stata allungata. Quindi non è morto, è ritornato cosciente dopo questa esperienza. All'esterno, non so, i familiari, la Narayana, i figli o gli altri, no? Loro hanno visto, hanno capito poco di cosa sta succedendo, perché l'ha visto lui, non questa esperienza l'ha vissuta. Però dice Ajamil, da quel momento ha deciso, ha continuato a vivere ancora per un po' di anni, immediatamente ha partito, ha detto ormai c'ho l'età, ho fatto tutte le mie cose, era molto anche dispiaciuto, pentito per tutti i peccati che aveva fatto. E Prabhupada dice, questo pentimento ci deve essere, non dobbiamo solo smettere di fare cose sbagliate, ma dobbiamo anche pentirci per quello che abbiamo fatto in passato, se vogliamo raggiungere la pura devozione a Dio. Pentirci sinceramente, rammaricarci le nostre colpe passate, se vogliamo raggiungere la pura devozione. Siccome lui era in questo spirito, chiuse tutto, le sue attività precedenti, è partito, ha lasciato tutto, è andato a Haridwar, sull'Himalaya, ai piedi dell'Himalaya, e si è dedicato completamente al servizio devozionale, al canto del Santo Nome, per il resto della sua vita. E nel giro di qualche anno ha raggiunto la perfezione, e sono venuti di nuovo, quando lui poi è arrivato a completare il suo percorso spirituale, l'Abbati, no? È arrivato a praticare l'Abbati perfettamente, sono arrivati di nuovo i quattro Vishnuduta. Quelli che aveva incontrato prima sono arrivati con l'aeronave e se lo sono portati a Vaikuntha, nei pianeti spirituali, da Narayana. Bene, grazie molte. Sentiamo, abbiamo ancora qualche minutino, se c'è qualche commento o domanda fino adesso. Tra i Prabhu un commento. Era una domanda, sono curioso di sentire cosa vostra esperienza. Vediamo che nelle diffusioni di coscienza di Krishna persone avvicinano coscienza di Krishna alla Bhakti, cominciano a praticare e arrivano anche a una stabilità, una certa pratica regolare e a un certo punto spariscono, se ne vanno, si allontanano. Basta andare in qualsiasi tempio e una volta si vede tutto il viso familiare e poi la prossima volta manca qualcuno, arriva qualcuno nuovo, c'è questo cambio. Sono curioso delle tue realizzazioni di come mai da ormai se la batte. Perché tutti, tanti devoti dicono, ma è così perfetto, il processo è così perfetto, perché qualcuno se ne andrà via? Grazie. Vuoi rispondere tu o fai domande e risposte? Prima rispondi tu. Ok. Se sia un buon punto. Sì, anche ogni tanto anche noi lo discutiamo qua nel tempio tra di noi, perché la Bhakti, cioè quello che dicono le scritture, quello che sono gli insegnamenti, non sono infallibili. Io ho completa convinzione di questo, lo vedo che quando effettivamente vengono applicati correttamente c'è il risultato. La persona cambia, le persone sviluppano buone qualità, sviluppano le qualità divine, si distaccano da attrazioni inutili, materiali, maturano come persone.
l'effetto, cioè la bhakti ha sicuramente effetto. Perché si interrompe la pratica, e si interrompe, ci possono magari essere più ragioni. Però Prabhupada le riassume, io ricordo la spiegazione di Prabhupada, ci sono solo due ragioni per le quali le persone interrompono la pratica o cadono dalla bhakti, che poi è una sola, però due ragioni, uno dice sono le offese o il volere di Krishna, Prabhupada dice anche, il volere di Krishna o le offese. Cioè, per volere di Krishna però si fa, come dire, sono certi casi eccezionali, perché qui quella è l'eccezione, casi eccezionali di persone che magari, cioè Krishna voleva, come a Jamil vedi che ha avuto difficoltà, ma ancora un esempio più eclatante è quello di Bharat Maharaj. Bharat Maharaj era sempre il sesto canto, sì, Bharat Maharaj è sempre il sesto canto, no, già Bharata. Bharat Maharaj è il quinto canto. E Bharat Maharaj era un grande devoto, era già arrivato a un livello molto alto, Bhava, stava già sperimentando i sintomi estatici, però ha avuto una caduta. Prabhupada dice non aveva la compagnia dei devoti, c'è stata qualche piccola trascuratezza nella cosa, ma in particolare dice, ma di solito non succede mai, spiegava anche Tamakrishna Maharaj. Un devoto a quel livello non cade più, non succede più, no? Ormai siamo proprio quando arriva a prema, no, non c'è più la caduta dopo, perché quando lì hai la realizzazione completa non è neanche possibile, no. Però diciamo in casi eccezionali dice e spiega che Krishna, Dio alle volte utilizza, diciamo, no? Qualche devoto utilizza, ma col consenso del devoto, perché sono cose profonde, che sono sentimenti profondi che sono tra il devoto e Dio. Comunque alle volte Dio agisce, come Jaya e Vijaya che sono caduti dal mondo spirituale, utilizza una situazione particolare, un devoto, per insegnare agli altri. Cioè crea una situazione particolare, momentanea, perché poi momentanea, tutti, anche le persone che si allontanano dalla bhakti, non, io ho visto che tanti sono cambiati, però ho visto anche tanti che dopo tornano. Dopo tornano, vanno, si allontanano, fanno un po', ma dopo la bhakti resta nel cuore, non può essere tolta veramente. Ritornano, si rifanno avanti, magari in un modo più, cioè meno appariscente, perché poi dopo, sai, l'ego viene abbassato dalle esperienze. E quindi, però, a parte qualche caso eccezionale che Krishna creato una situazione, ma in generale nel nostro caso sono le offese, per quello ho fatto quell'esempio. Qui dice consapevolmente o inconsapevolmente chi recita il santo nome ottiene i risultati, c'è scritto molto chiaro due o tre volte in questa storia di Ajamil, quindi i risultati ci sono, l'evoluzione c'è, però come dicevo prima, se noi coscientemente commentiamo attività colpevoli, quelle sono queste 10 offese pericolose nella pratica della bhakti, del santo nome. Se commettiamo coscientemente qualche attività colpevole, no? Oppure mantenere desideri materiali. Uno dice, desideri materiali possiamo averli, è normale per l'anima condizionata, sì, ma se li mantieni, se continui a mantenerli consapevolmente e ripetutamente continui a fare le stesse cose consapevolmente, quindi allora è diverso, non c'è più effetto e quindi la persona si allontana. E se studiamo bene, sono sempre il programma più o meno è quello, nel senso poi in diverse situazioni, in modi diversi, sono 10 tipi di offese, ma io mi sento che è quello risposta essenziale. Dice, ma aveva desideri materiali? Sì, desideri materiali li abbiamo tutti, però vuoi controllarli o no? Vuoi tenerli o non tenerli? Questa è la domanda. Se vogliamo mantenerli, sì, ma io pratico la bhakti, ma anche voglio tutti e due, hanno il meglio dei due mondi, no? Il piacere materiale e anche la vita spirituale.
è molto zoppicante la cosa. Ci sono quelli che stanno un periodo e poi se ne vanno, ma sono quelli che vanno avanti e indietro, no, giusto, anche quelli vediamo. Magari siamo anche noi che abbiamo fatto esperienze così, e la vita è così, si impara, no? Sbagliando si impara, sbagliando si impara. Però, cioè, quindi uno può avere tante delle debolezze, ok, l'importante è stare attenti a evitare le offese verso i devoti, no? Verso il santo nome, verso l'abbati. Allora secondo me continua a esserci progresso, magari graduale, piano piano, perché ci vuole tempo per snodare, slacciare i legami con la materia, è molto profondo l'attaccamento materiale. Io l'ho visto anche che persone che si allontanano per debolezza dei sensi generalmente tornano, si lotta con i desideri materiali, poi torna. Invece chi è coscientemente offensivo verso i devoti, che i devoti, a volte vanno via e non li vedi più. Difficile che torna. O ci vorrà chissà quanto tempo. Se debolezza dei sensi è offensiva, proprio invidia direttamente verso i devoti, è molto più difficile che tornano, invece di uno che è semplicemente debole. In più, l'ho visto sperimentando, vedendo persone nuove che avvicinano coscienza di Krishna, a volte per loro sembra, che bello, bhakti, sono quasi arrivato, è facile. E poi a un certo punto si rendono conto, si guardano meglio e si rendono conto che questo è un impegno molto più di quello che pensavo, molto più impegnativo di quello che pensavo, e così fanno un passo indietro, perché non si rendevano conto che bhakti in realtà richiede un abbandono completo, 100%, e la maggior parte delle persone non sono pronte di abbandonarsi completamente. E a quel momento che si rendono conto che è così impegnativo, si torna indietro. Che comunque c'è tutto da guadagnare, niente da perdere, no? Abbandonarsi di più, però bisogna realizzarlo, no? Praticare. Bene. Anche Prabhupada, a volte pensiamo, perché siamo noi. Quando Prabhupada è presente, anche all'inizio, quando persone vicino, che lui è personalmente presente, andavano via per questi stessi motivi. Non è che è un fenomeno nuovo, anche nella presenza sempre diretta di Prabhupada. Bene, qualche ultimo punto? Prabhu, tieni. C'è anche Davide, vuole dire qualcosa? Ho visto che molte persone ci stimano, ci aiutano, però dicono io non ci riesco a fare quello che fate voi. Però sono molto favorevoli ad aiutarci. Sono onesti. Questa è proprio un'esperienza che abbiamo avuto, ce l'ho ancora adesso. Se dice siete molto bravi, un sacco di complimenti e tutto, dice però io non ci riesco. Quindi magari c'è l'aspetto positivo. Presto ce la faranno. Sì. Ce la faranno, presto arriverà il tempo. Grazie, bene, bravo. Posso chiederti di spiegare meglio cosa intende sulla spiegazione quando dice che quando uno è impegnato nel servizio devozionale immediatamente scompaiono i desideri, mentre quello che abbiamo detto adesso non dice esattamente questo. Prima hai parlato anche hai fatto tipo una distinzione fra il seme del desiderio e un altro aspetto che non ho colto. Io direi che la differenza, cioè immediatamente non è sbagliato, perché a Jamil immediatamente gli è successo. Qui c'è un esempio pratico, testimonianza, no? Con tutti i fatti storici. A Jamil immediatamente ha capito, certo, ha visto il dialogo, ha incontrato gli Vishnu Duta, l'esperienza così intensa, basta, capito? È stato proprio con piena, ci vuole una determinazione così per avere successo. C'era proprio determinato, non ho spostato più nessuno.
e immediatamente ha ottenuto il risultato. Allora tu dici, allora io la metto, si può mettere anche così, qui dice, servendo i piedi di loto di Dio, la persona suprema, servendo Dio, ci si libera immediatamente da tutte queste, immediatamente da tutte queste contaminazioni. Invece servendo i piedi, capito? Allora noi com'è non abbiamo l'effetto immediato? Questo è il concetto, no? Come mai noi non abbiamo l'effetto immediato? E io direi perché non sto servendo bene, completamente. Infatti c'è il verso, dice ti vrena batti yoganà, dice anche se hai desideri materiali non ce l'hai, no? Che persona sei? Se servi con determinazione, no? Ti vrena vuol dire one pointed, no? In italiano. Che non ti sposti, irremovibile, se con piena convinzione, allora hai il risultato. No, noi siamo praticanti, cioè la Bhatti, quando diciamo Bhatti, noi di solito diciamo bene, sta praticando, diciamo, è un Bhatti Yoga, è un devoto. Capito? È un devoto. È un devoto. Se stiamo praticando, non stiamo qualificando. I praticanti sono quelli che si stanno qualificando per diventare devoti. Si capisce il punto? I praticanti non siamo ancora devoti, no? Stiamo qualificando per diventare devoti. Quando hai il prema, quando hai l'amore per Dio, quando hai queste caratteristiche, il distacco, no? Capito? Hai l'esperienza diretta del Signore, vedi il verso, no? Esperienza diretta del Signore, Viratti, il distacco, Bhatti, la devozione, quando ci sono questi sintomi qua, quando c'è la Bhatti è cresciuta a quel punto, allora immediatamente, no? C'è il risultato. Noi come praticanti ci stiamo preparando per arrivare alla vera Bhatti. Bene, grazie a tutti, Hare Krishna, buona giornata.